Con Gabriele Albertini per fare il punto della situazione in Regione Lombardia. Qual è il rapporto con Roberto Formigoni? E nel caso in cui ci fosse una spaccatura, questa sarebbe un danno politicamente parlando per la sua formazione? Se il presidente Formigoni decidesse, io lo lascio ancora nella fase, diciamo, della comunicazione che non è ancora avvenuta, noi perderemmo uno spazio significativo di consenso di, diciamo, esponenti del PDL che si ricongiungono con il Berlusconi del 9 ottobre, cioè quello di Palazzo Grazioli, che ha affermato che il governo Monti è un governo che ha agito in situazioni di emergenza ma con efficacia e con grandi capacità, tanto da volerlo candidare come leader dei moderati, e aveva dichiarato che avrebbe lasciato il campo ai successori, lasciando un partito solido e attraverso un sistema di selezione del ceto dirigente eletto e non nominato. Poche settimane dopo cambia completamente registro, si associa con un partito che raccoglie firme per uscire dall'euro e critica il governo Monti, essendone stato l'azionista di maggioranza. Noi siamo rimasti fedeli al Berlusconi dottor Jekyll del 9 ottobre, se altri hanno fatto scelte diverse le rispettiamo, ma non sono le nostre. Le ultime parole pubbliche di Formigoni sono state queste, pubbliche. Sono state: la Lega tutto chiede e nulla dà, viva Albertini presidente. Poi, diciamo, l'ho sentito in privato, ma in pubblico non ho più conosciuto altre espressioni. Siete pronti a dialogare col Partito Democratico e col centro-sinistra? Noi siamo pronti a dialogare con chiunque voglia il nostro futuro e non sia ancorato al nostro passato. Noi dialoghiamo con chiunque abbia delle buone intenzioni, a prescindere dall'appartenenza, però dobbiamo avere in comune lo stesso obiettivo.